Ciao amico di YouTube, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o ne vogliono aprire una nuova. Ma adesso bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, perfetto, rieccoci qua di nuovo insieme e oggi vediamo qual è il tema di oggi. È un tema che non è un qualche segreto strano, è una cosa in sé per sé molto semplice, che però è fondamentale. Perché? Perché oggi in qualche modo vediamo perché è importante conoscere in anticipo quanto imposto dovrà pagare la tua SRL, ok? Tanto la soluzione essenzialmente è relativamente semplice, perché nel momento in cui tu conosci in futuro le imposte che dovrai versare, ok? E come vedremo, non parlo solo di imposte sul reddito della dichiarazione dei redditi, ma anche quelle sull'IVA in qualche modo, cioè l'imposta sul valore aggiunto. Nel momento in cui tu hai questa consapevolezza, gestisci meglio che cosa? La tua cassa aziendale, la cassa della tua SRL, ok? In un certo senso gestisci meglio i soldi della tua SRL. Quindi, se gestisci meglio i soldi della tua SRL, la tua SRL è più solida, quindi riesci a produrre più utili, quindi hai problemi fiscali e quindi applichi ulteriori strumenti di risparmio fiscale. Quindi, essenzialmente oggi andiamo a vedere dei concetti molto semplici, andremo a vedere come indicativamente calcolare in anticipo le imposte che dovrai pagare con la tua SRL in modo che tu riesci a gestire meglio la tua cassa, ok? E sono cose semplici, ma ricordati che non c'è niente da fare. Noi imprenditori abbiamo problemi fiscali nel momento in cui la nostra SRL produce utili e li produce in maniera solida, cioè che la nostra cassa in qualche modo è sempre piena di soldi, ok? E uno di questi modi, appunto, è quello di in anticipo sapere quante imposte dovremo andare a pagare, ok? Quindi vediamo subito l'indice e che cosa andiamo a vedere oggi. Oggi andiamo a vedere quali imposte dovrà pagare la tua SRL. Essenzialmente è un panorama di due principali imposte, in un certo senso, o due meccanismi che ti, insomma, spiegherò brevemente qui, che però è importante conoscere. Poi, ovviamente, andiamo a individuare come calcolare queste due tipologie di imposte, no? E poi, ovviamente, perché è importante sapere in anticipo le imposte che l'SRL dovrà pagare, ok? Quindi, prima di tutto, quali imposte devi pagare? Perché noi, in maniera impropria, chiamiamo tutto quanto tasse, ma non è tasse, ok? Cioè, quello che a noi dà fastidio come imprenditori, essenzialmente, sono due cose, le imposte e i contributi. Oggi non si parla di contributi, ok? Si parla solo di imposte e all'interno delle imposte abbiamo due macro categorie. La prima è l'IVA, ok? Cos'è l'IVA? L'imposta sul valore aggiunto, ok? Quindi ovviamente è un'imposta, però non passa nella tua dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione dei redditi della società, ok? L'IVA è un qualcosa che tu paghi perché tu ricevi qualcosa dai tuoi clienti, ossia vendi. E tu invece paghi qualcosa ai tuoi fornitori, ossia comunque sia paghi le sue fatture. Ecco, da questa differenza essenzialmente tu hai un margine di guadagno, bene, su quel margine di guadagno devi pagare l'imposta IVA ed è per questo che si chiama l'imposta sul valore aggiunto, perché comunque con un meccanismo di IVA credito e IVA debito, ok, devi pagare l'imposta sul valore aggiunto, cioè l'imposta sopra questo margine, ok? E questa cosa, questa imposta qui, non passa nella dichiarazione dei redditi della SRL, però è importante da quantificare per gestire al meglio la cassa della tua SRL. Quindi, essenzialmente, come abbiamo già accennato, l'imposta sul valore aggiunto, ogni qualvolta tu vendi un prodotto o un servizio, ok? Salvo casi particolari in cui c'è l'estero o meno o esenzioni strane, però nella media, nella maggior parte delle operazioni l'IVA c'è sempre. In questi casi di ordinaria gestione di fatture di acquisto, di vendita o corrispettivi, devi anche sapere che una parte dell'incasso è costituito da un'imposta che devi versare allo Stato, ok? Che a livello teorico concettuale andrai sempre a pagare questa IVA sul margine di guadagno che tu hai, cioè sopra il valore aggiunto, ok? Che appunto è da cui deriva il nome IVA, ok? L'esempio classico, cioè o semplice, è questo. Se tu avessi un'azienda che vende un prodotto ad euro 10, scusami, 1000
più IVA al 22, tu sai che il tuo cliente finale ti deve pagare 1.220 euro, ok? Però non è che nel momento in cui tu incassi 1.220 euro, quello per te è tutto quanto ricavo, no. Devi sapere che di questi 1.220 euro, comunque sia, tu verserai allo Stato 220 euro, diciamo, come margine, ok? O comunque sono quelle cose che tu dovrai versare allo Stato, ok? E anche qui, diciamo che, secondo me, principalmente chi lavora business to business, cioè chi lavora con le aziende, no? Potenzialmente questa cosa è meno marcata, perché sa già che deve vendere con, diciamo, imponibile più IVA, e anche il suo cliente ragiona così. Questa cosa è molto più marcata e molto più sentita nel momento in cui tu lavori con i privati, ok? Perché quando tu, imprenditore, vendi, tu nella tua testa hai imponibile più IVA, ok? Perfetto, perché l'IVA non è tua, è dello Stato, bene. Però quando tu vendi al privato, no? Non è che gli vendi il concetto, ok, io a te ti vendo 1000 euro più IVA. No, al privato percepisce un valore di 1220, ok? Quindi questa cosa è marcata proprio quando lavori con i privati, perché prendendo sempre i dati di questo esempio, il privato sborsa e percepisce il valore che tu vendi per 1220 euro, ok? Però tu cliente, purtroppo il tuo ricavo è 1000 euro, perché il 22% di IVA deve essere versato allo Stato, ok? Quindi questo è il meccanismo che devi stare un po' attento, no? Potenzialmente. E quindi questo è il primo meccanismo. Il secondo meccanismo è quello classico dell'imposta sul reddito, che qui in qualche modo, se tu vai a cercare, puoi trovare più nomi, IRPEF, IRAP, no? Che tendenzialmente, indipendentemente dal nome che hanno, proprio il meccanismo è che tu più produci reddito, ok? E più comunque devi pagare un'imposta proporzionale. L'IVA è solo sul valore aggiunto, no? In qualche modo, invece qua è proprio sul reddito che tu in qualche modo hai. Perché, esempio, il costo del personale o anche gli ammortamenti dei beni strumentali, quella cosa non è ai fini IVA, ok? Quindi in qualche modo non è che il valore aggiunto ai fini IVA sia uguale, ok, all'utile, al reddito, in questo caso, della tua SRL, ok? Quindi devi sapere che sono due cose diverse, e questa seconda imposta, che è l'imposta sul reddito, che può avere più nomi perché cambia in base se siamo società o meno, ok? Essenzialmente va a colpire proprio il tuo reddito. Più reddito tu produci, ok? E più comunque dovrai pagare delle imposte, ok? E questa cosa, ovviamente, l'imposta sul reddito, ovviamente passa nella dichiarazione dei redditi, che sia tua o della SRL, ovviamente è un'imposta che va dentro la dichiarazione dei redditi. La cosa che ti volevo fare presente, ovviamente, siccome io parlo e divulgo strumenti di risparmio fiscale per le SRL, come imposta sul reddito, principalmente io parlerò quasi sempre di IRES e IRAP, ok? Perché questo? Perché l'IRES è l'acronimo di imposta sul reddito delle società, l'IRAP è l'acronimo, cioè imposta sulle attività produttive, ok? L'IRAP è un po' diverso rispetto all'IRES, ok? Però hanno meccanismi molto simili e colpiscono comunque il reddito, però vanno a ricadere sulla società, ok? L'IRPEF invece ricade le persone fisiche, ma siccome noi imprenditori, almeno qui con me, parleremo di SRL, ricordati che di IRPEF, secondo me, si parla sì ogni tanto, però in minima parte. E quando si parla di SRL e quando parliamo di imposte che tu devi conoscere, qua parlo solo di IRES e IRAP che dovrai calcolare in anticipo, perché la SRL, ripeto, faccio un piccolo ripasso, ha due livelli di imposizione fiscale. La prima è quando la tua SRL produce reddito, subito, sempre, costantemente, paga IRES e IRAP. Bene, ok? Poi, se non distribuisce gli utili ai soci, in questo caso non c'è più niente da pagare. Bene. Se distribuisce gli utili ai soci, praticamente il socio deve pagare un'imposta sostitutiva sul capital gain, o comunque un'imposta sulla distribuzione degli utili che è pari al 26%. Poi fisicamente è vero che questa seconda imposta eventuale successiva la versa fisicamente la SRL, però quella cosa, quell'imposta, è di competenza del socio che preleva gli utili. Bene, ecco. Qui, in questo caso, essenzialmente non parliamo di questo secondo livello di imposte, ok? Perché è un'imposta che ricade alla persona fisica, al socio, ok? E invece parliamo solo delle imposte che ricadono nella dichiarazione dei redditi dell'SRL, che in questo caso sono IRES e IRAP, ok?
che per carità hanno meccanismi simili, ma potenzialmente colpiscono il reddito, ok? In generale, più il reddito è alto e più paghi imposte. Non c'è nient'altro da aggiungere. E ok, una cosa importante da ricordare è che le imposte sul reddito prodotto, insomma, dall'SRL nell'anno in corso devono essere versate a partire dal mese di giugno dell'anno successivo. Qui che cosa ho voluto dire? Ho voluto dire che in qualche modo l'IVA tu la versi ogni mese, ogni trimestre, ok? Quindi è un'imposta che tu hai vicino, la senti vicina, capito? Soprattutto se è mensile e sei proprio abituato a liberare il conto corrente dall'IVA ogni tre mesi o comunque ogni mese, che è meglio, ok? Invece l'imposta sul reddito, siccome è quella cosa che passa nella dichiarazione dei redditi, prova a pensare tu quante dichiarazioni dei redditi fai in un anno, ne fai una, ok? Quindi questa cosa vuol dire che tu come imposta sul reddito la versi in qualche modo sempre a partire da giugno dell'anno successivo. Ti faccio un piccolo esempio. Adesso attualmente mentre sto registrando è l'anno 2021, domani è anche marzo per giunta, oggi è febbraio che è l'ultimo giorno, però ipotizzando che tu dovessi produrre un utile, no? A gennaio 2021, ok? Quell'utile lì tu vai a pagarci le imposte, è vero, ok? Ma pagherai le imposte a giugno 2022. E come vedi, lo sfasamento temporale è quasi un anno e mezzo, che è una enormità, ok? Mentre, all'opposto, l'IVA, ricordati che se tu hai in qualche modo un valore aggiunto, un qualcosa che vendi in più a gennaio 2021, quell'IVA la versi o a febbraio, cioè il mese dopo, oppure la versi, diciamo, a marzo nel trimestre dopo, che è il tempo, diciamo, è la scadenza ordinaria dell'IVA trimestrale, ok? E sapendo che quando si parla di imposte sul reddito e della dichiarazione dei redditi, se sei uno già esperto che ha avuto a che fare con sta roba, c'è un meccanismo di saldo e conto che devi un po' controllare e che però non è diciamo oggetto di questa di questo video. Quello che ti posso dire qui che in questo video per le imposte che tu dovrai conoscere in anticipo, perché magari c'è uno sfasamento di IVA di qualche mese oppure uno sfasamento di un anno e mezzo dell'imposta sul reddito, noi qui consideriamo come se tu accantonassi solo il saldo di competenza. Ti dico questo perché se tu hai un reddito costante, il saldo al conto è un meccanismo che rimane costante. Quindi tendenzialmente, ecco, anche se c'è un meccanismo di acconto e magari non è sempre perfetto il calcolo delle imposte che tu potenzialmente dovrai versare, è comunque fondamentale avere in testa che ti devi accantonare delle imposte, almeno per l'IVA. Scusami, devi accantonare dei soldi nel conto corrente ogni mese, almeno per l'IVA di sicuro, ma poi anche per le imposte sul reddito per l'anno successivo, ok? Perché per l'IVA, ripeto, perché sta roba è importante, ok? L'IVA, tutto sommato, se la versi anche mensilmente, sei quasi a posto. Non dico completamente, però la versi ogni mese e te ne accorgi subito. Le imposte sul reddito, siccome è una cosa che tu versi proprio a giugno dell'anno dopo, alcune volte c'è uno sfasamento temporale che supera l'anno e questa roba, mi raccomando, non è facile da gestire, ok? Se completamente te ne dimentichi, ok? A maggior ragione se il tuo reddito incrementa, ok? Perfetto. Diciamo che ti ho detto tutto. Quindi facciamo un breve esempio dell'imposta sul reddito. Tu considera l'utile di gennaio 2020, ok? Questa adesso la data era 2020. Considera un utile generato appunto di 1000 euro. E nel mese di giugno 2021, in questo caso cioè un anno e mezzo dopo, dovrai versare circa il 30%, ok? Circa 300 euro saldo. Ricordandoti che dovrai versare anche ulteriori 300 euro, diciamo, in acconto, perché nella dichiarazione dei redditi c'è un meccanismo di saldo e conto, ok? Perfetto. E quindi devi proprio stare attento non tanto al meccanismo del saldo e dell'acconto, ma proprio al fatto che tu l'imposta sul reddito, che volendo non solo questa cosa vale per l'SRL, ma vale anche per te, persona fisica, per determinati utili generati, comunque sia nei primi, insomma, mesi dell'anno, tu l'effetto fiscale ce l'hai un anno e mezzo dopo. E questa roba devi gestirla. Quindi, come calcoli le imposte in futuro senza impazzire, no? Direi che è una cosa giusta, perché tanto, cioè, io mi immagino, tu imprenditore, non è che puoi star lì a rompere le scatole o il tuo consulente o tu studiare tanto quanto il tuo commercialista, no? Quindi direi che ci vuole che un metodo semplice e veloce per calcolare queste imposte. Quindi, vediamo come tu devi sapere indicativamente l'importo dell'IVA che devi versare, ok? Ovviamente qui per calcolare l'IVA dovrai
in qualche modo chiedere al tuo commercialista il saldo dell'IVA credito e debito del mese attuale o del mese precedente, cioè soprattutto se tu fatturi tanto, perché guarda, ti faccio un caso concreto, attualmente no, oggi, adesso, è il 28 di febbraio, ok, perfetto, e è l'ultimo giorno del mese, ok, poi vabbè, oggi è domenica, quindi magari non tutti fatturano, però comunque sai che tu potresti aver chiesto in settimana al tuo commercialista, no, di inviarti in qualche modo un resoconto, una scheda contabile, poi ci sono più nomi, dell'IVA a credito e a debito che tu hai generato attualmente a marzo, scusami, non a marzo ma a febbraio, cioè questo mese. Quindi è ovvio che adesso è 28 di febbraio 2021, bene, però se tu in questa settimana avessi chiesto un prospetto riepilogativo dell'IVA credito e l'IVA debito del mese di febbraio, ovviamente non sarà completo, però hai un'idea dell'IVA a debito in genere che dovrai versare il 16 di marzo, che appunto è l'IVA mensile ordinaria. Bene? Ok? Ovviamente anche qui qualcuno mi può sollevare l'obiezione che non ha tempo di chiedere queste cose al commercialista. Quello che puoi fare in alternativa, a mio parere, è semplicemente calcolarti, diciamo a mano o con l'aiuto della tua segretaria, la differenza fra l'IVA presente sulle fatture che tu emetti, no? E l'IVA presente sulle fatture di acquisto. E questo è praticamente il trucco, che secondo me, insomma, nessuno ne parla tanto su internet, che è tanto, insomma, che è veramente tanto importante tanto quanto è semplice. Veramente è questo. Se tu in qualche modo vuoi sapere, hai paura dell'IVA che devi versare e magari il tuo commercialista non ti può fornire le informazioni perché è occupato, perché è un imprevisto, eccetera, quello che tu devi fare è semplicemente prendere le fatture elettroniche, ok, in cui c'è l'IVA ovviamente, tu fai la somma di tutta l'IVA che hai sulle fatture che emetti, e quella è l'IVA debito che dovrai versare. A questo montare togli ovviamente tutta l'IVA che tu hai sulle fatture di acquisto, che quella per te è l'IVA a credito, ok? Ecco quello è il saldo che dovrai versare per quel periodo, ok? Finito lì. Quindi questa cosa ti permette mentalmente non tanto di tagliare l'imposta IVA, perché non si taglia l'imposta IVA, ma sai l'importo e quindi ti sai calibrare con i tuoi acquisti che puoi fare durante il mese, ok? Invece l'imposta sul reddito come la gestiamo? Perché effettivamente molti mi dicono: Simone, ma cacchio, come posso gestire il sistema del saldo dell'acconto nella dichiarazione dei redditi per sapere in anticipo quante sono le imposte? Ecco, ti dico come facciamo noi e ti dico qual è il metodo che secondo me è ottimale, che ovviamente non sarà mai perfetto, che però ti dà tutti e due vantaggi, ossia ti dà un parametro di riferimento e nello stesso tempo è semplice da calcolare, ok? Quando tu vuoi sapere i soldi che devi accantonare nella prossima dichiarazione dei redditi, e questa cosa, guarda, te lo dico per esperienza, per i nostri clienti che hanno la contabilità controllata, che è il servizio che noi facciamo di controllo mensile del bilancio sulle contabilità delle SRL dei nostri clienti. Ecco, questo servizio è una cosa che è richiesto tanto, ok? Molte volte, anche a metà anno, o comunque anche quando fatturano tanto, incominciano a dire: guarda Simone, cazzo, ho paura poi di dovermi, diciamo, sorprendere, di pagare troppe imposte e non avere soldi sul conto corrente. Quindi, come si fa per gestire questo dato? Questo dato, semplicemente, tu prendi il tuo conto economico, ok? Che il conto economico sono in un certo senso ricavi meno costi, ok, perfetto, ovviamente non sarà un bilancio chiuso, non sarà un conto economico chiuso, però hai già indicativamente i valori di quanto è fatturato e di tutte le fatture di acquisto perlomeno, ok? Ecco, su quella differenza, su quell'utile che trovi su quel conto corrente, su quel conto economico, dovrai individuare il 30%, ok? Che non è il 28, sia il 24 di IRES e il 4 di IRAP, ma considera per sicurezza il 30%, ok? Quindi tu ogni mese, ogni singolo mese dell'anno, ok, avrai un utile, mi auguro, e su quell'utile tu individui un 30%, che quelle sono le imposte indicative che tu dovrai versare con la tua SRL, ok? Poi è ovvio che dopo un anno e mezzo, ci sono altri parametri che vanno anche gestiti nella dichiarazione dei redditi, come gli acconti versati o meno, perfetto, o anche la variazione diciamo del reddito da un anno a un altro, perfetto. Però è anche vero che se tu già nell'anno 2021, che è appunto questo, ogni mese controlli il conto economico, anche se non è chiuso, ma comunque ha dei dati,
e su quell'utile tu sai che devi pagare il 30%, di sicuro tu ti trovi a giugno dell'anno dopo, in questo caso giugno 2022, che puoi benissimo affrontare la dichiarazione dei redditi sereno, perché sai che hai accantonato la cifra, ok, che ti serve. O comunque può capitare poi che magari dovrai versare di più, ma non è che ti sorprendi dell'importo che dovrai versare, ok? Verserai di più, ma già gran parte l'hai accantonata. Oppure addirittura, se il reddito era in calo oppure hai versato tanti acconti, potenzialmente hai versato dei soldi che comunque ti ritornano in un certo senso indietro, perché ne hai perché ne dovresti versare meno. E quindi ricordati che per calcolare in anticipo l'imposta sul reddito che tu verserai l'anno dopo, basta che prendi il conto economico ogni mese, perfetto, calcoli sopra il 30%, ok? Perfetto. Questo è, diciamo, la cosa principale. Come infatti avevo già detto prima, questo calcolo, cioè considerare il fatto di prendere come calcolo, come parametro mentale che tu devi avere per sapere quante imposte verserai nella dichiarazione dei redditi della società l'anno successivo, prendere il 30% non è definitivo, ma ti permetterà di conoscere in anticipo, ovvero un parametro delle imposte che pagherai, perfetto, ok? A giugno, diciamo giugno, luglio, agosto, in sede di dichiarazione dei redditi. E quindi tutto questo, perché conoscere un po' di IVA, quanto dovrei versare in anticipo durante i mesi, oppure sapere quante imposte sul reddito potenzialmente avrai e quanto devi accantonare, perché conoscere queste due cose è importante? Ovviamente non è importante perché le vai a tagliare, ok? Non sono strumenti questi qui, che questi due semplici calcoli che li utilizzi per tagliare le imposte. È importante perché essenzialmente questi semplici calcoli ti permetteranno di conoscere con maggiore precisione lo stato di salute della tua SRL, ok? Perché saprai in anticipo quanti soldi dovrai conservare per pagare le imposte, imposte IVA e imposte IRES e IRAP, cioè le imposte sul reddito. E di conseguenza quanti soldi ti rimangono nel conto corrente da poter utilizzare per la gestione della tua società, ok? Per fare esempio investimenti, perché qual è un problema? Soprattutto se tu imprenditore sei abituato a gestire, a vedere lo stato di salute della tua SRL in base ai soldi che hai sul conto corrente, ecco, stai sbagliando, perché per carità è un parametro, ma non è detto che sia certo, perché tu prova a pensare, tu puoi avere tanti soldi nel tuo conto corrente, però in realtà devi ancora pagare tanta IVA e tante imposte sul reddito l'anno dopo, ok? Che quindi vuol dire che tu, in realtà, la tua capacità di spesa è molto più bassa e non puoi pensare di fare investimenti in beni strumentali o in sponsorizzate eccessive rispetto agli utili che sono tuoi, ok? Che sono della tua SRL, ok? Quindi sappi che tu potrai avere problemi fiscali solo se hai utili alti e hai una SRL sana, solida, ok? Dunque, grazie a queste informazioni, sai cosa devi fare per conoscere le imposte da pagare nei mesi e l'anno successivo della tua SRL. Questo ti consentirà di avere la giusta liquidità in banca, ossia nel conto corrente della tua SRL, per poter pagare regolarmente le imposte della tua società al riparo da guai, imprevisti fiscali e da Equitalia, ok? Detto questo, ti ringrazio per l'attenzione, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un mi piace, se vuoi lascia anche un commento, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!